Ciao, io sono Vittorio e questo è il canale di SEOVB. Vediamo oggi quali sono i plugin indispensabili per il tuo sito WordPress. Cominciamo subito! Dopo una breve pausa per il periodo natalizio, riprendiamo il nostro corso di SEO. Oggi vedremo quali sono i plugin assolutamente necessari per il tuo sito WordPress. Diciamo che tutti questi plugin ti servono affinché il tuo sito possa funzionare bene e soprattutto possa cominciare a posizionarlo sui motori di ricerca, Google in particolare. Analizzeremo quindi ogni singolo plugin di cui andremo a vedere, vedremo come scaricarlo e soprattutto come installarlo e come gestirlo. E in determinati casi anche vedremo in maniera più approfondita quali sono le sue funzionalità. Però prima di incominciare ti ricordo di iscriverti al canale YouTube e dare sulla campanina, così sarai avvisato quando saranno caricati nuovi video. E così non ti perderai nessun altro episodio del corso di SEO che puoi trovare solo sul canale di SEOVB. Ci troviamo qui sulla nostra bacheca WordPress. Adesso vediamo come installare i plugin e come controllare quelli che già sono installati. Questo sito è già fatto, quindi ha già dei plugin installati e molti di quelli che proveremo sono già esistenti. Comunque vediamo il tutto. Allora andiamo subito dove dice plugin e troviamo subito plugin installati. Entriamo e si apre una lista di tutti i plugin che sono attivi sul nostro sito. Mi raccomando, mantenete soltanto i plugin installati, quelli che non utilizzate più cancellateli, in questo modo il sito diventerà un po' più veloce, mentre caricando dei plugin che non utilizzate lo rallenterete e basta. Vediamo adesso come installare un nuovo plugin. Andiamo su aggiungi nuovo. Allora ci troviamo in questa pagina che ci dà la possibilità di installare di nuovo i plugin. WordPress ci consiglia determinati plugin, per esempio Classic Editor, io ce l'ho già installato quindi non lo vedo già attivo. Quest'altro per esempio non ce l'ho. Volessi installarlo dovrei andare su installa adesso, facciamo una prova così poi lo cancelliamo. Lo sto installando. Una volta che si è installato va attivato. Allora io in questo caso non lo attivo perché è un plugin che non utilizzo. Andiamo sulla lista dei plugin installati così vediamo anche come cancellarli. Eccolo qua, questo qui vediamo la differenza. Questo plugin è installato ed è attivo, questo qui è installato ed attivo, questo qui è installato ma non è attivo. Quindi a questo punto che faccio? Lo elimino, così alleggerisco un po' il mio sito, mi chiede se lo voglio eliminare, confermo. Quindi così facendo ho eliminato del tutto questo plugin che non utilizzo dal mio sito web. Vediamo quindi quali sono i plugin assolutamente necessari per il tuo sito WordPress. Cominciamo subito da Google Site Kit. Google Site Kit ha al suo interno dei tools gratuiti di Google. In particolare potrai trovare Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense e Google Split Page. Tutti questi tool di Google sono del tutto gratuiti e sono assolutamente fondamentali per gestire un sito internet. In questo video ti mostrerò appunto come gestire e come configurare il plugin. Per ciò che riguarda l'iscrizione sui vari tool, ti consiglio di farla prima in maniera automatica, per esempio da Google Search Console, ti registri, configuri il tuo sito e poi lo aggiungi sul plugin. Stessa cosa per Analytics, AdSense e PageSpeed. In questo modo tu potrai gestire direttamente dal sito in questi tool, ma poi per fare una ricerca più approfondita potrai farla direttamente in maniera indipendente, direttamente dal canale offerto da Google. Eccellente. Vediamo adesso a che cosa servono in maniera molto breve questi tool di Google. Google Analytics ti permette prima di tutto di controllare le visite che ha il tuo sito internet sia in quel momento reale che in generale durante la giornata, le pagine che hanno ricevuto più visite, quelle che hanno ricevuto durante il mese, e ti dà un grafico dell'andamento delle visite sul tuo sito internet. Google Search Console è fondamentale come tool da parte di Google. Per prima cosa ti permette di indicizzare la pagina che hai creato o l'intero sito internet trasferendo la sitemap. E inoltre ti dà tantissime informazioni che ti aiuteranno a posizionare meglio quella determinata pagina che già esiste o quel contenuto del tuo blog. Vediamo Google AdSense. Ne abbiamo parlato anche nel vocabolario di SEO che puoi guardare cliccando qui in alto. Comunque, brevemente, Google AdSense serve a vendere pubblicità a Google. In questo caso tu non pagherai Google per posizionarti e per ottenere più visite, ma sarà Google che pagherà te per ospitare un suo banner dei suoi inserzionisti. Google Split Page invece serve per monitorare la velocità di carica del tuo sito internet. Più è veloce il tuo sito internet nel caricare, più lo apprezzeranno gli utenti e di conseguenza anche Google. Quindi, bando alle ciance, vediamo subito come funziona Google Site Kit.
Vi faccio vedere anche com'è, io ce l'ho già installato, così dopo procederemo più velocemente. Il plugin è questo qua. È un plugin ufficiale di Google e ci consente di fare un bel po' di cose. Adesso, come visto, qui è già installato, quindi andiamo subito a ciò che vi comparirà una volta che l'avete installato anche voi. Andiamo su Sidekit. Questo plugin ci dà la possibilità di gestire differenti programmi e tool di Google totalmente gratuiti. In questo caso lui ci dà il traffico che viene generato, questo sito l'ho rifatto qualche giorno fa, quindi ancora un po' all'inizio, quindi traffico ne ha veramente poco, però poi dopo vedremo come incrementare il traffico passo per passo. Ci dà varie informazioni, ci dice gli articoli, il traffico che stanno generando, però in questo caso non è ciò che ci interessa. Andiamo invece su Search Console. Search Console è un tool molto importante che Google ci offre gratuitamente. In questo video non vi farò vedere come viene fatta la registrazione su Search Console, altrimenti il video durerebbe ore. E procedete comunque a registrare il vostro sito web su Search Console e poi lo attivate anche su Sidekit. Da Sidekit potrete già monitorare direttamente dal sito. Mi raccomando però, quando lavorate su Search Console, fatelo direttamente dal tool di Google. Questo qui vi serve anche come indicazione per collegare i due tool. Possiamo aggiungere AdSense. AdSense non è altro che vendere spazio pubblicitario su Google, quindi in questo caso non siete voi a pagare per la pubblicità, ma sarà Google a pagare voi. In questo caso non è attivo. AdSense va attivato solamente quando avete già incominciato a generare traffico. Andiamo avanti su Analytics, questo qui sì che è molto importante. Analytics che cos'è? È un altro tool offerto da Google gratuitamente che ci dice più o meno in tempo reale le visite che sta ottenendo il nostro sito. Che cosa ci dice Analytics? Ci dà il numero di utenti che hanno visitato la pagina negli ultimi 28 giorni, le sessioni che sono state aperte, e poi qui c'è il ranking dei click che abbiamo ottenuto, e soprattutto questo diventa molto importante, la durata di quanto tempo la gente si è fermata su una determinata pagina. Più alta è la durata, più Google considererà interessante il vostro sito, ovviamente in base al testo che c'è scritto. Un testo molto corto ovviamente avrà una durata più corta di uno molto più lungo. Continuiamo giù, ci dice più o meno ogni pagina, la pagina quante volte è stata visualizzata, il ranking che c'ha e questi dati che sono importanti. Continuiamo su impostazioni e da qui noi colleghiamo i vari account, quindi di Search Console lo colleghiamo da qua, AdSense in questo caso non l'ho collegato come vi dicevo prima, poi c'è Analytics e Page Speed Insights, questo qui serve per calcolare la velocità del sito internet. Vediamo adesso un plugin assolutamente fondamentale per il tuo sito internet. Questo plugin è Yoast SEO. Yoast SEO è un plugin che ha tantissime funzioni, ma in maniera più semplice e dettagliata posso anticiparti che con Yoast SEO potrai trasferire la tua sitemap su Search Console, ma potrai anche definire e perfezionare e personalizzare la meta description e il titolo della tua pagina, del tuo sito o del tuo articolo. Questo è fondamentale affinché il tuo sito incominci a generare visite e migliori quelli già esistenti. Vediamo però adesso nel dettaglio come installare e come configurare Yoast SEO. Andiamo avanti con i nostri plugin da installare. Ovviamente se il vostro sito è nuovo, tornate su plugin, aggiungi nuovo e andiamo ad installare questo plugin che è davvero fondamentale. Come al solito vi faccio vedere anche la sua iconcina, così lo troverete subito, è questo qui. Diciamo, forse questo qui è il plugin più importante in assoluto per un sito di WordPress. Una volta che l'avete installato ed attivato, vi comparirà di qua dove dice SEO. Andiamo a generali, quindi vediamo come funziona questo plugin. Esiste una versione a pagamento, ma a noi servirà unicamente quella gratuita. Per prima cosa lui vi segnala la possibilità che ci siano dei problemi, quindi in questo caso non ci sono problemi e si va avanti. Qui ci saranno delle notifiche o dei suggerimenti che vi proporrà, molto spesso vi proporrà comunque di passare alla versione premium, voi ignoratelo. Andiamo avanti, vediamo la parte funzionalità. Questo qui ci serve per configurare Yoast SEO per il nostro sito. Analisi di SEO. Le analisi di SEO offerte suggerimenti per migliorare la strategia del tuo testo. Sicuramente su Home. Analisi leggibilità, quindi analizza la leggibilità del vostro sito. Facciamo Home, poi vedremo comunque come funziona realmente. Contenuto, anche di qui Home. Contatore dei link Home. Questi qui sono per la versione a pagamento, non ci interessano. Questo qui è molto importante.
Sitemap XML. Quando noi abbiamo attivato Search Console, oltre a indicizzare la pagina che abbiamo appena creato, l'articolo del nostro post, dobbiamo inviare frequentemente la sitemap del nostro sito internet a Search Console. Come lo facciamo? Arriviamo di qui, apriamo una nuova scheda. Questa qui è la sitemap. Noi copieremo la URL, che sarà il nome del nostro sito.com/sitemap_index.xml, e lo porteremo su Search Console, dove dice trasferisci mappa. Questo qui, mi raccomando, è importantissimo. Continuiamo avanti, menu della barra di amministrazione, fate così, quindi mettete di nome, sicurezza on, tracciamento dell'uso on, API, poi vedremo in futuro che cos'è API, comunque mettete home, condivisione, messo home. Una volta che abbiamo fatto tutto, salviamo le modifiche. Ok, siamo pronti per andare avanti e vedere un po' di altre cose anche più approfondite. Integrazioni quindi con Semrush. Semrush è un programma, un tool a pagamento molto utile per il SEO come tutti gli altri. Vi consiglio, mettetelo in home in un futuro, magari al momento non lo utilizzate, però in futuro potrete utilizzarlo, lasciatelo in home, tanto non succede nulla. Strumenti per il webmaster. Qui in questo caso vi chiede il codice di verifica su determinati motori di ricerca, in particolare Bing, che è quello di Microsoft, e soprattutto Google. Passatelo questo dato perché comunque sarà utile. Salva le modifiche e andiamo avanti. Abbiamo visto quindi la parte generale. Adesso incominciamo ad entrare un po' più sulla ciccia, con aspetti della ricerca. Questa parte qui, aspetti della ricerca, ci saranno utili per controllare e posizionare poi il nostro sito nella ricerca, soprattutto di Google. Allora, qui se non sbaglio lui va già in default con il trattino, il separatore del titolo. Che cos'è il separatore del titolo? Per esempio, quando noi entriamo nella SERP, cioè sono le ricerche che vengono fatte su Google, per esempio, l'apriamo subito, andiamo su Google. Quando noi andiamo nella SERP, per esempio, facciamo scarpe da tennis, appaiono delle ricerche. Vediamo, qui c'è per esempio Zalando che è in annuncio, quindi sta pagando per essere qui. Quest'altro sito sta pagando, finiscono gli annunci. Questo qui è il primo nella SERP, tennis-point.it. Cos'è quindi la SERP? Ci indica a livello organico il posizionamento dei vari siti. Tramite Yoast SEO, tutto quello che vedremo adesso, noi possiamo indicare questo titolo qui, quindi scarpe da tennis compra online, come è stato fatto su questo sito, e poi qui sotto c'è una breve descrizione. La stessa cosa succede dopo, per esempio, Decathlon decide di scrivere scarpe da tennis uomo trattino o divisore Decathlon, quindi mette il nome del sito, quindi anche del marchio, e poi viene una piccola descrizione. Noi tutto questo qui lo possiamo gestire proprio da Yoast SEO. Quindi il trattino sarebbe null'altro che, per esempio, Decathlon ha deciso di mettere questo spazio, o solitamente, più recentemente, si utilizza questo spazio più che il trattino. Comunque poi vedremo passo passo. Andiamo avanti, home page. Allora, qui ci dice, faccio vedere già dall'altra parte, esattamente questa parte qua, come vogliamo gestirla. Questa qui diventa una situazione di default, diventa generale, in questo caso si riferisce all'home page, quindi site title, il nome del nostro sito, quindi il mio sito.it, trattino, che è questo qua, la guida, o il testo, non so, per esempio, magliette.com, trattino, trova le migliori magliette esistenti oggi. La meta description, che è questa qui, le scarpe da tennis, uomo, Nike, Adidas, bla bla bla, questo qui è la meta description. Ricordo che qui si riferisce all'home page. Poi vi dà la possibilità di aggiungere un'immagine per i social, per essere il logo, il titolo per i social, in questo caso io l'ho lasciato perché questo sito, appunto, vi ricordo, è nuovo, quindi non ha dei canali social, però potete scrivere il nome del vostro sito, trattino, il miglior sito per trovare le migliori magliette. La descrizione è come la meta description, però questa si riferisce ai social. Poi c'è la possibilità di aggiungere il logo e, come sempre, fai salva e modifica. Andiamo avanti, tipo del contenuto. Allora, questa parte qui si divide in articoli e pagine. Abbiamo visto articoli, si riferisce agli articoli del blog. Le pagine invece sono le pagine statiche presenti nel sito.
Allora, importantissimo, puoi mostrare articoli nei risultati di ricerca? Assolutamente sì. Se noi clicchiamo off, significa che i nostri articoli non verranno mai mostrati da Google. A noi invece ci interessa posizionare il nostro sito su Google, quindi assolutamente mostreremo i nostri articoli. Vuoi mostrare le impostazioni SEO per gli articoli? Fate on, poi dopo vedremo più avanti come funziona nel dettaglio. In questo caso qui stiamo preparando sempre a livello generale di default come comparire nella SERP, che vi ricordo è scarpe da tennis, uomo, vendita online, bla bla bla. Quindi in questo caso di default c'è il titolo, il nome della pagina, un separatore e il nome del sito internet. E la descrizione, in questo caso di default expert, sarebbe praticamente lui va a prendere le prime parole che si trovano sul testo e le ricopia qui. Andiamo avanti, tipo di pagina predefinito, quindi pagina web, tipo di articolo predefinito, articolo. In questo caso non ci interessa la versione premium e stessa cosa lo facciamo sulla pagina. Mi raccomando di nuovo, questa parte qui deve essere sempre in on, se no il vostro sito non verrà mai trovato da nessuno, né su Google né su altri motori di ricerca. Il ragionamento qui continua uguale, il titolo della pagina, il separatore, il nome del sito, un piccolo riassunto. Scendiamo giù e salviamo. Media. Cosa sono i media? I media sono quindi le immagini che abbiamo caricato sul nostro sito, possono essere dei video o dei file audio, per esempio se abbiamo un gruppo musicale il nostro sito ha la possibilità di ascoltare la nostra musica. Quindi questi qui fanno parte dei media. Il consiglio è metterlo sempre in sì, in modo che possano rientrare nelle ricerche anche i vostri media. Se voi vi trovate per esempio su una parola chiave molto concorrenziale, potete sfruttare una cosa che in pochi fanno quando creano un sito web, invece dovrebbero fare, cioè indicizzare anche le immagini. Magari non riuscirai a essere primo per la tua parola chiave perché c'è una concorrenza molto grande, però potrai ottenere delle ricerche ottenute tramite le immagini. Delle persone andranno a vedere le immagini, per esempio sono scarpe da tennis, immagini, c'è la parte di Google Shop. E per esempio magari questo sito ha difficoltà a posizionarsi su scarpe da tennis, quali indossare, io vado sulle immagini e posso accedere al sito internet. Le ricerche che arrivano da qui sono sicuramente molte meno, è più difficile che qualcuno ricerchi direttamente dalle immagini, intanto ho una bella lentezza sul sito, eccolo. Però è possibile comunque ottenere delle visite, vediamo questo sito infatti. Fondamentalmente è un sito di probabilmente di affiliazione di scarpe da tennis. Vediamo? Sì, assolutamente un sito di affiliazione con Amazon. Quindi immagini, mi raccomando, anche queste sì. Tassonomie. Allora, qui dobbiamo fare delle precisazioni. In questa parte tassonomie affronteremo la parte categorie, tag e formati. Quando noi scriviamo il nostro blog, possiamo inserire un determinato articolo in una categoria che deve essere inerente all'argomento di cui tratta l'articolo, un tag che non è lo stesso nome della categoria, ma è una definizione aggiuntiva che servirà poi all'utente per raggiungere determinate altre pagine. E poi dopo vedremo anche i formati. Categorie. Allora, quando noi creiamo una categoria, il mio consiglio è di non mostrarla nelle ricerche. Questo perché andiamo su una categoria di questo sito qua. Questa qui è una categoria. Cosa troviamo? Testo pochissimo. E poi troviamo i post del blog. Che qualità di contenuto ha questa pagina? Bassissima, quindi Google sicuramente la rischia di penalizzare o comunque la considera di basso valore e tenderà a non mostrarla, con il rischio di penalizzare anche il resto del sito o degli articoli. Quindi se noi non abbiamo dei veri contenuti su categoria, la mettiamo in off. Per mostrare le impostazioni SEO possiamo pure mostrarle e non succede niente. In questo caso potremmo anche non compilarlo, perché tanto noi non la mostriamo nella motori di ricerca, nei risultati di ricerca, quindi questo non apparirà. Stessa cosa per i social. Stesso discorso vale per i tag. I tag, anche in questo caso, anzi il tag è ancora più improbabile che sia una pagina di qualità rispetto a quelle delle categorie. Quindi anche in questo caso il consiglio è di non mostrarla. Formati, andiamo su off e andiamo avanti. Andiamo adesso su archivi. Archivi autore off.
archivi data off, pagine speciali lasciamolo com'è. Sintetizziamo che significa archivi autore, si riferisce realmente a un blog dove ci sono più autori che scrivono per quel determinato blog. Se questi autori sono dei famosi giornalisti o delle persone che hanno molta visibilità, allora attiviamo l'archivio autore, perché potranno gli utenti potranno ricercare gli articoli dello scrittore Mario Rossi sul nostro sito direttamente dal sito. Se invece siamo soltanto noi a gestire il sito, siamo 3-4 persone, comunque non è che abbiamo così tanti ammiratori interessati a ciò che scriviamo di volta in volta, lasciamoli in off. Stessa cosa invece per la data, archivio data. Archivio data consente all'utente di cercare in base alla data di pubblicazione. Se noi stiamo facendo un sito di e-commerce, un sito di dropshipping, ma anche un blog, a meno che non sia legato alle news, alle ultime aggiornamenti su nuovi telefoni o qualcosa dove la data ha rilevanza, lasciamolo in off. Pagine speciali, lasciamolo qui com'è e andiamo avanti. Broadcamp, lasciamo questo. Testo del link per la home, lasciamolo home. E qui io in questo caso vi consiglio di andare avanti. Questo qui si riferisce a quando la pagina non è trovata. Quindi lasciamolo così in default e non c'è nessun problema. Altra cosa che lasceremo in default è RSS. Andiamo avanti, social. Se il nostro sito, il nostro blog, quel che sia, che abbiamo fatto con WordPress, ha dei social, noi possiamo collegare il social, che sia Instagram, Twitter, Facebook, YouTube o quel che è, al nostro sito. Quindi in questo caso, se noi abbiamo la pagina Facebook, mettiamo qui la URL della nostra pagina Facebook riferita al nostro sito e lo colleghiamo. Salva le modifiche e vai avanti. Strumenti. Non dobbiamo fare qui assolutamente nulla. Premium. Premium ovviamente si riferisce alla versione a pagamento. Vi consiglio di andare avanti e non far nulla. Esercizi. Anche in questo caso ci interessa davvero poco. Abbiamo quindi visto come configurare questo plugin che è assolutamente fondamentale, si chiama Yoast SEO. Se vuoi imparare a creare dei siti internet, ma soprattutto a posizionarli sui motori di ricerca, ti raccomando di seguire il mio corso di SEO che puoi guardare cliccando qui in alto. Questo video fa parte appunto del corso di SEO, non perderti quelli precedenti e soprattutto quelli futuri, quindi iscriviti al canale YouTube e dai sulla campanina. Adesso vediamo a che cosa ci serve quando noi scriviamo un articolo. Andiamo su, per esempio, aggiungi nuovo articolo. Adesso che Yoast SEO è configurato, vediamo qui, ci appare questa casella. Fondamentalmente noi possiamo inserire la parola chiave su cui vogliamo posizionarci e lui, a seconda del semaforo, ci dirà se è rossa, significa che non abbiamo fatto un buon lavoro, se è gialla più o meno va bene, se è verde è perfetta. E non considerate questi dati, pensate a lavorare invece sulle parole chiave che avete trovato per la scrittura del vostro sito. Leggibilità anche più o meno vi aiuta a identificare se il testo è più o meno leggibile. Magari dateci un'occhiata se diventa rosso perché probabilmente avete fatto problemi di scrittura, per esempio la punteggiatura non è molto efficiente o ci possono essere problemi, però non consideratelo più di tanto. Andiamo invece alla sostanza. Abbiamo visto quindi la SERP. Qui noi decidiamo esattamente che cosa scrivere sulla SERP. Abbiamo visto prima come farlo di default, ma mi raccomando non utilizzate sempre quello di default, anzi cercatelo di farlo articolo per articolo, pagina per pagina. Come detto prima, lui in default inserisce il titolo in questo caso dell'articolo. In questo caso non c'è un titolo, però per esempio facciamo scarpe da tennis, che compare proprio qui, perché gli viene detto titolo, pagina, separatore, titolo del sito, quindi lui rispecchia questo. Il mio consiglio che cos'è? Stiamo posizionando per esempio scarpe da tennis, andiamo a vedere i primi come si sono posizionati. Cosa abbiamo notato? Per esempio utilizzano più questa barretta che il separatore. Quindi vogliamo posizionarci su scarpe da tennis uomo? Perfetto, quindi noi eliminiamo tutto questo e scriviamo in maiuscolo scarpe da tennis uomo. Per esempio le vendiamo Nike, Adidas, Fila, e poi possiamo fare magari il separatore. Il nostro sito si chiama letuescarpe.it. Quindi cosa comparirà in SERP? Comparirà esattamente questo.
Slug lo farà direttamente, lasciatelo quello che compila lui, che non è altro che la URL, quindi sarà il mio sito.com/scarpe-da-tennis. Quindi lasciamolo così. Descrizione. La descrizione è questa qui. Allora, in questo caso, per esempio, sono tredicesimi. Cosa fanno per attirare un po' di più l'attenzione? Mettono in eretto questo scarpe da tennis, però diciamo realmente non mi colpirebbe troppo nella ricerca. Possiamo anche utilizzare l'emoticon, che potrebbe essere utile, e comunque dare una descrizione. In questa descrizione, per esempio, se noi ci posizioniamo su scarpe da tennis uomo e vogliamo utilizzare le marche, possiamo scrivere: acquista le migliori scarpe da tennis delle marche Adidas, Nike, Reebok, non so se l'ho scritto giusto, Asics, e inseriamo altri marchi. In questo caso il mio tentativo cos'è? È posizionarmi come scarpe da tennis, ma allo stesso tempo scarpe da tennis, per esempio Adidas, scarpe da tennis Nike, scarpe da tennis Reebok, perché Google in quel caso lo mostrerà nella ricerca. Facciamo per esempio scarpe da tennis Nike. Qui vabbè, sono annunci. Ovviamente ci mostrerà prima proprio la Nike. Loro utilizzano infatti il loro nome. C'è qui Nike. Anche qui c'è Nike. Quindi vediamo, la descrizione, la meta description può essere molto importante per le ricerche di Google. Ovviamente su parole chiave così concorrenziali sarà difficile. Quindi Yoast SEO serve a questo. A cos'altro può servire? Abbiamo creato una pagina che non apporta nessun valore. Allora possiamo eliminarla dalla ricerca dei motori di ricerca singolarmente, senza che venga fatto su tutto il sito. Ovviamente se ci vogliamo posizionare lo lasciamo su Yes. Quindi abbiamo visto realmente, concretamente, come si usa e perché è molto importante Yoast SEO. Per legge ogni sito internet deve avere una pagina dedicata ai cookies e una alle politiche di privacy. Quella dei cookies in particolare deve apparire con un banner di sotto del tuo sito, e vedremo adesso un plugin per far apparire appunto questa scritta, per quanto sia brutta e fastidiosa ma assolutamente obbligatoria. Inoltre ti ricordo che ti lascio giù nei commenti le URL dove puoi trovare la mia pagina delle privacy policy e dei cookies, così potrai anche copiarle e inserirle sul tuo sito internet. Ricorda soltanto di cambiare la URL del sito internet, aggiungere la tua e aggiungere ovviamente la tua email e non la mia, perché ovviamente io non sarò responsabile di ciò che tu scrivi sul tuo sito internet. Comunque trovi tutto giù in descrizione, ti basterà fare assolutamente copia e incolla e creare una nuova pagina. E adesso ti faccio vedere come. Nell'installazione dei plugin più importanti per il tuo sito WordPress, cosa dobbiamo fare? Torniamo a plugin, aggiungi nuovo. Ogni sito internet per legge deve avere una pagina in cui ci sono la parte della privacy e la pagina dei cookies. Ci serve però anche un plugin che ci porti quella bruttissima barra, cioè questa qua che ti dice che il sito ha dei cookies, dove dobbiamo cliccare accetta. Per fare ciò utilizzeremo un plugin. Io vi consiglio questo plugin perché è quello che utilizzo e mi trovo più comodo nell'utilizzarlo. Ce ne stanno tantissimi altri, poi regolatevi. In questo video vedremo tutto come configurarlo e installarlo. In questo caso il plugin si trova di qui. Entriamoci. Più o meno tutti i plugin funzionano un po' alla stessa maniera. Allora, abilita la barra dei cookies? Sì. Seleziona il tipo di legge. Per l'Europa va benissimo questo, GDPR, cioè non va benissimo quello che dobbiamo utilizzare. Personalizza la barra, qui in questo caso per esempio puoi cambiare il testo e poi metti la descrizione, quindi questo sito utilizza dei cookies affinché la tua esperienza di navigazione bla 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 e tutto il resto. Possiamo farlo apparire come banner, come pop-up, come widget. Il mio consiglio è come banner, in modo che poi venga cliccato e va subito via, e soprattutto messo nel footer, non nel later. Later sarebbe la parte alta del sito, il footer in basso. Potete poi personalizzare il messaggio, il colore, quindi non perdete troppo tempo su questo plugin. Ciò che diventa più importante invece è la creazione poi delle pagine, cioè la pagina della privacy e la pagina dei cookies. Allora andiamo sulla mia pagina Cookies Politics e quella della privacy.
In questo caso lo stesso plugin ve la crea di default. Ovviamente dovete un po' aggiornarlo e scriverlo in italiano, perché comunque l'utente ha diritto a leggere e informarsi. Infatti, eccola qua. E in questo caso qui c'è la mia, vi lascerò sotto la URL di questa pagina. Se volete copiare, ovviamente eliminate il nome del mio sito, i dati dell'azienda e mettete i vostri, perché ovviamente è riferito alla vostra pagina. Importante in questo caso, stiamo parlando di una pagina che ha contenuti veramente scadenti, cioè sono più o meno tutti uguali. Quindi, vabbè, in questo caso qui parte di default la indicizzazione nella SERP, ma noi andiamo sotto su avanzate e lo nascondiamo in motori di ricerca, perché questa pagina non aggiunge nessun valore alla ricerca dell'argomento che tratta il nostro sito. Stessa cosa è quella dei cookies, anche qui vi lascerò sotto l'URL di questa pagina qui, dove potrete copiare i cookies. Questo plugin non lo definirei fondamentale, ma è assolutamente molto utile. Si chiama Contact Form 7. Contact Form 7 ti consente di aggiungere un formulario all'interno della tua pagina, della tua home page o di un articolo di un blog. A che cosa serve un formulario? Può servire a tantissime cose. Prima fra tutti, avere il contatto con quegli utenti che visitano il tuo sito. Magari tu stai dando informazioni su un determinato prodotto e una persona che lo sta leggendo vuole avere più informazioni. Quindi può entrare in contatto con te, perché ti arriverà un'email col messaggio lasciato dall'utente. Può essere molto utile per raccogliere email e creare una mailing list per inviare le tue promozioni, le tue offerte, i tuoi sconti. È anche utile poi per creare la pagina dei contatti. Mi raccomando, quando crei la pagina dei contatti, che sia con Contact Form 7 o in altro modo, ricorda sempre di non indexarla, perché una pagina che non ha contenuti importanti non aggiunge nessun valore all'utente, quindi Google non la valuterà in maniera positiva e rischi di penalizzare buona parte del tuo sito per una roba del genere. Quindi mi raccomando, la pagina contatti sempre in no index. Eccolo qua, il Monte Fuji sotto l'azzurro. Lo installiamo, lo attiviamo e ci comparirà questa parte qui, contatto. Questo plugin ci permette di creare un modulo di contatto. Per utilizzarlo su una pagina, sulla home page o sull'articolo del nostro blog, ci basterà copiare questa parte qui. Facciamo copia, andiamo su, per esempio, articolo, aggiungi nuovo, andiamo su testo, quindi a parte text, e facciamo un bel copia. Ok, vediamo in anteprima, ci apre questo modulo di contatto. Questo qui è quello di default, poi noi possiamo modificarlo e vedremo dopo come farlo. Quindi questo qui, vediamo come è creato, cosa ci chiede. Ci chiede il tuo nome, quindi il nome dell'utente che vuole iscriversi, la sua email, l'oggetto e il messaggio che vuole inviarci. Possiamo crearne anche di nuovi, di differenti, per esempio se abbiamo più moduli di contatto. Quindi come lo facciamo? Andiamo su aggiungi nuovo, qui ci chiede che cosa vogliamo inserire, per esempio vogliamo inserire un testo, allora possiamo fare così. Quindi apparirà questo, possiamo inserire magari l'URL, un numero di telefono, insomma possiamo perderci un po' di tempo. Andiamo su salva e faremo esattamente come abbiamo visto prima. Poi se non ci interessa più, vogliamo eliminarlo, lo eliminiamo. Quindi in questo modo l'utente può contattarci, può inviarci dei messaggi, noi possiamo ricevere magari il suo indirizzo email che può servirci in un futuro. Affrontiamo un aspetto molto importante per un sito internet. Un sito internet, per posizionarsi bene, deve essere anche piuttosto veloce. E una delle cose che rallenta di più la carica del sito internet è le immagini. Se le immagini sono troppo pesanti, il sito impiegherà più tempo a caricare. Quindi per questo motivo tutto ciò che carichi sul tuo sito deve essere di un formato adatto al web, comunque molto leggero. Vediamo quindi adesso un plugin che ti comprime direttamente le immagini già presenti sul tuo sito. E poi giù nei commenti ti inserisco la URL di un sito che ti consente di comprimere le immagini ancora prima di caricarle sul sito internet. Smoosh Lossy Load Imagine. Questo qui, diciamo, è quello più utilizzato. Potete utilizzare questo, ma magari degli altri. Vi faccio vedere come funziona questo Smoosh. Andiamo qui, ce l'abbiamo su installato. Realmente non dobbiamo fare un granché di cose. Qui ci va bene, addirittura non ci avevo segnato il setup, quindi comunque andiamo avanti, lo lasciamo tutto in default, che va più che bene. Sta controllando tutte le immagini che sono caricate e è andata a diminuirle del loro formato. In questo modo
il sito andrà un bel po' più veloce. Potete utilizzare anche questo sito che si chiama Compressor. Adesso andiamo a vedere un'altra funzione che possiamo ottenere con un plugin. Noi possiamo creare una galleria di immagini, cioè caricare più immagini. Il problema che c'ha WordPress di default è che se noi ci clicchiamo su non possiamo inserire un link. Per inserire un link abbiamo bisogno di un particolare plugin. Andiamo come al solito aggiungi nuovo e utilizziamo questo plugin che si chiama Gallery Custom Links. Quindi andiamo e scegliamo per esempio questo qui, ne esistono anche altri, come al solito vi faccio vedere questo qua, è quello che sto utilizzando adesso ed è piuttosto efficace. Come funziona questo plugin? Creiamo delle gallerie di immagini che ci si può cliccare su. Se io clicco qui mi viene aperta la pagina di vendita, cosa che invece non succede con la normale galleria di WordPress. Vediamo un ultimo plugin che potrebbe rivelarsi molto utile. Come al solito andiamo su plugin, aggiungi nuovo, si chiama Add to any share button, cioè è questo qui dove vedete questo più. Andiamo quindi su plugin installati, visto che io già ce l'ho installato, su impostazioni. Intanto vi faccio vedere che cos'è realmente questo plugin. Quando noi scriviamo un articolo, una pagina di un blog, diamo la possibilità di condividere all'utente che si trova su questa pagina mediante i social. Cosa può essere importante fare? Allora, aggiungere nuovi servizi, così già che lo faccio anche io. Utilizzate i social che sono realmente utili nel vostro paese o nel vostro settore. Quindi Facebook sicuramente, Twitter possiamo pure lasciarlo, Outlook. Poi in questo caso vi chiede la posizione, io l'ho lasciata dimostrarla in fondo, potete farlo in cima o in fondo in cima. Andiamo avanti e salva le modifiche. I plugin che abbiamo visto sono assolutamente indispensabili per far muovere e poi cominciare a posizionare un sito internet. Ricorda, quando installi dei plugin lascia sul sito unicamente quelli che utilizzi e che siano attivi. Se li disattivi eliminali del tutto, così alleggerirai il tuo sito e sarà un po' più veloce. Come al solito ti ricordo di iscriverti al canale YouTube e dare sulla campanina, così non ti perderai i prossimi video del corso di SEO. Per il resto noi ci vediamo appunto al prossimo video, ciao ciao!